Salve a tutti! Benvenuti a una nuova puntata di questa serie su FIFA 20 con i nostri accademici! Partita con il Celtic. Importantissima. Direi fondamentale. Vincendo questa, noi non solo vinciamo, arriviamo primi nel girone, matematicamente, con una giornata d'anticipo. Giochiamo con il Celtic, ultimo in classifica, un solo punto collezionato in queste, collezionato in Champions, quindi teoricamente dovrebbe essere un avversario alla portata. All'andata non fu proprio così, nel senso i ragazzi sono presentati molto bene, comunque come posso dire, all'andata non fu proprio così, perché sì, poi abbiamo dilagato, ma è un dilagare che è venuto fuori nel finale di partite, quindi non sarei tanto tranquillo. Dobbiamo vincere a tutti i costi, che poi giocarci a qualificazione con la Juventus all'ultima diventerebbe molto complicato. Ora, vabbè, sicuro, ok, tutto molto bello, e andiamo. Ok, gioca partita con il Celtic. Avanti, signori, avanti. Allora, ok, io direi, ma teniamo la maglietta, anche se non aspetta. No, facciamo così che è meglio, va. Dai. Gestione squadra. Ok, magari. Se non mi sbaglio, un terzino era tornato. Allora, Angelino, diciamo che è tornato. Vogel è tornato. Vogel è ufficiale che è tornato. Angelino, mi spavento un po' utilizzarlo. Angelino, mi spavento un po' utilizzarlo. Ma sì, dai. Vai Angelino. Scusa, non posso. Gravemente, quindi non può essere utilizzato. Oh, Raducanu, te la devi fare anche tu questa. Ti devi fare anche questa. E vabbè, e eventualmente poi faccio un cambio. Vabbè, vediamo. Comunque, signori, andiamo alla partita. Partita con il Celtic. E andiamo a vincere per superare questo turno con una giornata d'anticipo. Dai ragazzi. Eccoci. Ci oggi siamo. La possibilità di conquistare la vetta del giro. Anche se messo al sicuro la qualificazione. Vedremo se sfrutteranno. Anche se sto pensando una cosa. Oggettivamente. Forse noi siamo già di fatto qualificati, se non mi sbaglio, perché adesso noi giochiamo contro il Celtic, ma loro giocano contro Juventus. Ma Schalke e Juventus giocano uno contro l'altro, vuol dire che o pareggiano, e quindi a quel punto Juventus andrebbe a 4, anche perdendo noi, la Juventus andrebbe a 4, quindi sarebbe comunque sarebbe raggiungibili per loro. E Ale, ok, intanto ci siamo presentati bene. Dicevo, noi saremmo comunque raggiungibili per loro. Se vince la Juventus, scavalca lo Schalke, che resterebbe a meno 4, e comunque saremmo da loro irraggiungibili. Caso vittoria lo Schalke, a Juventus rimane meno 5. Cioè, comunque siamo qualificati. Ci sto pensando adesso, potevo evitare di giocarmela questa, perché noi comunque siamo qualificati. Il primo posto alla fine è relativo. Devo dire, il primo posto alla fine è molto molto relativo. Ecco.
mettiamola così. Buon intervento del difensore, palla in palo laterale. Quindi a sto punto proprio molto molto tranquillamente questa, cioè, la giochiamo. Se riusciamo a vincere, bravo, tanto meglio che c'è. Ci guadagniamo il primo posto nel girone. Onestamente non è male. Certo, me ne fossi reso conto prima, probabilmente avrei simulato anche questa. Devo essere sincero, io questa l'avrei simulata. Però se non avremmo assistito a tale spettacolo, se l'avessimo simulata non avremmo assistito a tale spettacolo, signore, tale spettacolo. 2-0. Iniziamo a bomba. A bomba. Aveva la porta completamente spalancata, non poteva. I nostri accademici cominciano a bomba contro il Celtic. 2-0, pronti via. E al settimo, la partita, all'ottavo, scusate, l'ottavo al primo tempo, la partita già prende un binario preciso, ben preciso. Bene così, signori, bene così. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. No. Può metterla in area. Sorry, qualcuno ci va. Vai via. No. Attenzione, siamo in area. No. Attenzione. Meno male. Ok. Nessun problema qui per il portiere. Va bene. Lancio lungo. Bella, bello stop. Tira, appoggia di là, perfetto. Attenzione, Gabriel Russo. Ed è 3-0 ed è chiusa. Ha messo il mirino sulla porta. Chiusa già al 13esimo, anzi al 14esimo. Niente, i nostri accademici. Un gol per ribadire ancora una volta la loro supremazia. Inarrestabile. Vantaggio che comincia inarrestabile. 3-0. Direi a posto così, direi che possiamo tranquillamente fare del turnover. Proprio molto, molto sereno, molto tranquillo. Decisamente. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Da lì può crossare. Esus, mamma Esus, attenzione. Esus, salta all'uomo. Di là. E vabbè, peccato. Peccato che non è stato gol anche questo, però dai ragazzi, che passaggio gli ha dato, ragazzi, qua. Spettacolo accademico, signori, spettacolo accademico. Anzi, ora ci penso, più che spettacolo accademico, invece yoga bonito, yoga accademico. Possiamo fare così. Attenzione, fuori gioco, mi sa. Fuori gioco, mi sa. Sì, sì. Vabbè. Gioco fermo, tutto fermo. Arrivata la segnalazione dell'assistente, posizione di offside. Fa niente, fa niente. No, sì. Vabbè. Vabbè, detto, non ho capito il senso di questa cosa. Era davanti alla porta e l'ha passata sulla faccia. Vabbè, io ringrazio, per carità, però non ha completamente senso. Jesus, 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 scarico. Benedetti, 4-0, signore. 4-0. Hanno preso d'infilata la difesa avversaria. Niente da fare per il portiere. Hashtag yoga accademico. Un vantaggio che a questo punto sta diventando imbarazzante. Sì, chiedo se a questo hashtag punto yoga accademico di abbassare il ritmo per risparmiare le forze o se continueranno a spingere. Alla grandissima, signori, alla grandissima. Direi che la partita è il primato del girone. A questo punto non ce la leva nessuno. Un altro ottimo quindi tocco. Fine primo tempo. Turnover con tanta serenità. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Bagayoko. 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 Attenzione, Raducanu si è inserito bene. Vuole un po' di gloria anche lui. Raducanu. E niente, purtroppo Raducanu non ha i piedi di una punta, come si suol dire, diciamo. E la cosa si è appena vista. Vabbè, ci ha provato. Mettiamola così, ci ha provato. Dai, qualcuno ci può andare per favore. Condizione interessante. Ecco, meglio. Va bene, siamo 4-0. Ma non so. Io preferirei comunque non regalargli gol. Certo, se i miei comunque rispondessero ai comandi sarebbe anche meglio. Bravo Akanji. Bravo Akanji.
Attenzione, Mason. 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 Un altro gol che rende il divario davvero imbarazzante. Vabbè. Vabbè. Sempre hashtag yoga accademico. Yoga accademico. Se prima era dura, sempre l'hashtag. Vantaggio, ora sembra una missione impossibile. Difficile. Pappete, vedi. In giornate come queste. Vabbè. Dominata, letteralmente dominata. Match, e siamo letteralmente nella dominata. C'è festa per tutti. Bene così, ora. Io. Quello che farei adesso è comunque cercare un modo per preservarmi Raducanu, che dovrà giocarmi la prossima, anche se devo essere molto sincero, non è detto che debba farlo. Allora, facciamo una cosa. Cecchini, difensore centrale, Nicolai a sinistra. Così. Tanto ormai 5-0, direi possiamo stare abbastanza tranquilli. Questi preferisco non usarli adesso. Preferisco non utilizzarli a sta partita, tanto comunque mi serviranno per la partita di campionato contro il Gazmetano. Quindi sarà a senso unico, diciamo, paradossalmente mi preservo le riserve per la partita del campionato. È tutto un discorso molto contorto, perché comunque gioco di ore adesso mi preservo le riserve che giocheranno in campionato contro Gazmetan, così che teoricamente potranno dopo i titolari, anche se onestamente la partita con la Juventus a questo punto sarà completamente inutile, quindi sa che la simulerò e ci metterò tipo le terze linee. E Ale, mettiamo anche il sesto gol, già che ci siamo. Musa Said fa tripletta in Champions per il nostro Musa. Tripletta in Champions. Si va valanga, signori. Si va valanga. Musa Said, direi non soffermarci anche su tutti i replay. 6-0, se no questa partita dura 3 anni e mezzo. Dai ragazzi. Nicolai a posto. Un lancio lungo. Attenzione, Gabriele Jesus. Jesus. Sì, vabbè. Però va bene lo stesso. Ok, va bene. 7-0. Qua rischiamo di arrivare ai 10, Portiere non ha potuto nulla. Qua e dunque il pallone rischiamo di arrivare ai 10. Certo, poteva corsare direttamente invece di tipo superare il pallone, tirarsi, andare a girarsi, fare e dire, poi fare. Poteva andare direttamente, però alla fine andava bene. 7-0. Mason Bailey. Esce Morgan, va a cercare Bugo nel Celtic. E adesso noi vinciamo. Portiamola a casa, dai. Ok. Poggia di qua. Nicolai. Suggerisce Nicolai. Attenzione. Nicolai. Cerca gloria Nicolai, ma non scatta un attimo, con un attimo di anticipo rispetto al passaggio. E vabbè. Bene. Cercano col tiki taka il momento giusto. Vieni là, ok, Bakayoko, porca miseria. Vabbè. Bravo Radu. Ci sarà una sostituzione. Bravo Radu. Manda via. Okay. Girata di testa che finisce largamente sul fondo. Giusto. Apprezzare okay. Soltanto il tentativo. Dai. Bakker. Dai. Bravissimo. Di là, perfetto. Boris. Attenzione. Attenzione, Ale. E sono 8. Celtic letteralmente sotterrato. Sotterrato di gol il Celtic.
nostri ragazzi non si fermano più. Letteralmente non si fermano più. Bene così, signori. Bene così. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Bene così. La differenza fra le palle di qua, benissimo. Di là. Olè. Nicolaie. Nicolaie. Attenzione, Nicolaie. Prova di... vabbè. Ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta da lì, non lo faccio che è terminata più. Lontana dai pali. Nicolaie giro non lo faccio più. Mi sa che era la fischia qui. E la fischia qui. Ok. 8-0. È arrivata. Qualificazione arrivata. Primo posto arrivato pure. Anche con un risultato piuttosto rotondo ed eloquente. Direi bene così. A questo punto direi che la terza, l'ultima partita di Champions la si simula con ampio, direi un estremamente ampio turnover. Allora Said, allora prestazione superlativa. Allora non siamo secondi a nessuno. Balla terza e merito ai ragazzi. Ok, a posto. E adesso prepariamoci per la partita contro il gas metano. Allora, abbiamo 5 punti di vantaggio su Vitorul e 12 sul Cluj. Allora, attenzione, il Cluj ha pareggiato, il Vitorul ha vinto, quindi dobbiamo rimanere. Cluj ha pareggiato e la Steaua forse, non so, ha pareggiato o perso. Cioè, possiamo allungare su Cluj e Steaua. Allora, Angelino si è completamente ristabilito. Tornerai, ma ci vorrà tempo. Ecco, tranquillo, Angelino ci servi, Sanino. Ecco, poi io a questo punto direi gioca partita, andiamo alla partita col Gas Metan. Con insomma ampio turnover per riposare i giocatori, quelli che sono un po' più stanchi. Anche se voglio vedere un attimo la situazione, io non so la prossima partita come è combinata, perché scusate, colpo di tosse, perché vorrei vedere un attimo. Allora, la distanza di pochi giorni c'è il Cluj. Quali serve? Vabbè, a distanza di pochi giorni c'è il Cluj. E allora sì. E allora turnover sì. E allora turnover sì, signori. Turnover sì, assolutamente. Turnover sì. Allora, gestione squadra, direi andiamo con Ripanu. A te tocca. Poi Birindelli va bene. Difesa con dov'è Cristea? Eccolo, Cristea e Montes qua a posto di Nicolaie. Raducanu va bene. Centrocampo con Ferguson, Vestergaard e il Brozzo. Poi Bailey, direi attacco Ferreira, Osimhen e Pavon. E poi ora per la difesa vediamo Nicolaie, vabbè, può stare Nicolaie. Per l'attacco, allora io mi riporterei. Allora, Gherea come è messo? Voglio vedere. No, voglio vedere Gherea come è messo. Contentezza. Sono tutte e due sul contento andante. No, io non so che cosa. Velocità scatto, bene o male ci siamo anche, ma c'è quell'accelerazione 79, è una roba
e non si può vedere. Io mi porto ancora in Porto Querea. In Porto Querea con Polenta e Abe. Poi per il centrocampo mi porto Sorensen e Kostin. Cecchini è già lì. Signori, a posto così. Direi a posto così. Direi di andarci a giocare. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Eccoci. Gara da non perdere, manca poco all'inizio. È davvero pronti. Il momento della verità, stiamo per cominciare. Pronti questa partita di campionato contro il Casmetan. Partita che dobbiamo vincere, perché comunque il Vitorun continua a vincere, ridendo e scherzando. Cruci e Steavasol cominciano a essere decisamente più lontane, ma il Cruci è sempre a 5 punti. Quindi, signori, diamoci da fare che qua c'è. Qua ci sono punti da portare a casa. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, Pavon. Pavone, mamma mia, dai. Fa niente, dai, fa niente. Non dovrebbero mancare nemmeno. Speriamo. Ora toccano, ora toccano, mamma mia. Qui il difensore. E la hanno segnato e adesso sono clamorosamente in vantaggio. Risultato incredibile, Stefano. Decisamente, Pier. Stando almeno a quelle che erano le indicazioni della vigilia nel calcio, spesso i pronostici sono stati per essere ribaltati. La partita di oggi sembra esserne l'esempio. Io sbaglio tasto, vabbè. Perfetto. Spero ecco che non abbia sentito troppo l'ambulanza che è passata fuori. Sto gioco è davvero da pazzi. Non è possibile che il Casmetan giochi meglio del Celtic. Vabbè, vabbè. Brozovic. Boh, vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Può correre lungo la fascia. Occhio al movimento dei compagni. Raducanu. 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 Signori. Sveglia. Signori, sveglia. Bella veste, Gar Ferreira. E porca miseria, fuori gioco. Vabbè. Forse con un istante l'attivo. Aveva gustato l'occasione in dai che tu, dai che è tua. No. Ragazzi, oh! Che c'ho? Nessun problema. Signori! Cosa vi piglia? Per saperlo, cosa vi prende? Eh? È favorevole. Guarda, addirittura Raducanu di tacco. Decidono di farsi attaccare. Siamo proprio avversari. L'intenzione è quella di avere poi Yoka accademico. Cross in mezzo, sì, vabbè, no, perché entrava, se si chiama Ferguson di rovesciata, vabbè, chiudiamo tutto, veramente chiudiamo tutto. Son, attenzione perché è pericoloso. Lucano, poggia di qua, benissimo, Pavon, Pavon, poggia di qua, e vabbè, sì, è valido, ok, l'ho provato e temevo che me l'annullassero, ok. 1-1 Osimhen è bellissimo addirittura. Osimhen si fa trovare il posto giusto al momento giusto. Così, rapace dare rigore, la mette dentro 1-1 e adesso signori andiamo a vincerla. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Schemino. Questo riesce bene. Questo riesce bene. Questo riesce bene. Oh, per poco va bene. Peccato. Brozovic. Bene. Di là sulla fascia Pavon. Pavon. Deviazione decisiva. Ci sarà il corner. Va bene. Replay che ci mostra nuovamente il gol del primo pari. In the man. Ha provato la girata di testa, conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere. Ci ha provato, andrà meglio la prossima volta. Ma come, tipo, che testa c'hanno i miei giocatori? Io veramente me lo chiedo, perché c'è
Cioè, ogni volta prendono il pallone di testa e i colpi di testa, i palloni prendono delle traiettorie che sono fisicamente impossibili. Bravo, per un colpo di testa. Io non lo capisco. Non lo capisco proprio. No, Ferguson. No, ok. Recupera palla. Oh, vabbè. Vabbè. Oh. Lo vede. Dai. Dai. Sì, vabbè. Meno male. Meno male Ripanu. Meno male Ripanu. Raducanu. Bene. Vai. Pavonna. Pavonna. La scivolata sulla neve. Mezzo. No. Oh, questa non la vinco. Io questa non la vinco. Me lo dico io che questa io non la vinco. Me lo dico io. Questa va a finire che non la vinco. Forse addirittura la perdo. Io lo so che allora poi faranno un solo tiro in porta e la buttano dentro e fanno il 2-1. E poi noi non la pareggiamo più. Prendiamo Bali, traverse, quant'altro, ma non la pareggiamo. 1-1. Osimhen, perché c'hai guanti di... Ah, giustamente è inverno, certo. Io, perché io penso che sia tipo allora il tempo reale che sia tipo agosto nel gioco. In realtà nel gioco è dicembre, siamo... Anzi, fine novembre, quindi insomma. Allora... Quindi andiamo avanti così, poi ora si vede. Secondo tempo che è cominciato, risultato di parità. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi. No, sì, ti pare. Tu puoi fare il sombrero come vuoi a Raducanu. No. Occhio, cerca l'area di rigore. Pallone in profondità. E Ale, 2-1. E Ale, ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede. E Ale, 2-1 e passiamo in vantaggio. Condivido tutto. Grande Pavon, signori, grande Pavon. Si fa trovare pronto. Un bel inserimento. Servito da Osimhen e Pavon davanti al portiere, non sbaglia, signori. 2-1. Dai ragazzi. Lancia lungo Samuele, bella palla, mamma mia, che cosa, mamma mia, vabbè, signor Yoga Accademico, hashtag, io come hashtag pure io lo dico, hashtag, come dice così, hashtag Yoga Accademico. Sembra un dislessico come dico le cose. Mamma, cioè no vabbè ragazzi. Magia. Questa è magia vera. Yoga Accademico. Jesus Ferreira. 3-1. Mamma mia, signori. Mamma mia. 3-1 il punteggio. Posizione ideale. C'è spazio per il cross. Bravissimo. E Raducanu, meno male. Ok, ah, bene, lo vede, e vabbè. Signori, niente. Chapeau. Yoga Accademico, signori, Yoga Accademico, grande azione corale, portiere esce completamente a caso, proprio col tempismo e nella maniera più sbagliata possibile. Assist facile per Christian Pavon, che in maniera ancora più facile può insaccare gol del 4-1. Direi che l'abbiamo chiuso ora. Appena possibile, un po' di turnover, signori. Estregard, via sulla fascia. Samuele, vediamo cosa
Betta ora. In man sul primo palo. Osimhen, difensore che salva la porta. E niente. Ah, calcio d'angolo. Noi approfittiamo per farci un po' di cambi. Allora, io direi Sorensen, Polenta, farei giocare Polenta e farei giocare Guerrea. Farei giocare Guerrea. Ok. Avanti. Tre cambi fatti. Una rete sicura, l'attaccante era già pronto. Allora, ha disputato una prova bene così. Ah, non ci sono più i nomi. Benissimo. Bene, mi piace come funziona bene sto gioco. Ormai hanno anche ci hanno anche rinunciato a pacciarlo. Ok, benissimo. Ah, beh. Beh, non hanno più i nomi. Giocatori, questo gioco non hanno più i nomi, sono solo numeri. Bene. Comunque Raducanu spesso è tipo aggraziato come un ippopotamo zoppo, però è efficace. Però è veramente efficace. Cioè, il gol del 2-1 alla fine è nato da una palla recuperata da lui su un avversario che ha cercato di fargli un sombrero e lui non c'è cascato. Può avvicinarsi alla porta. Ora, tanto vediamo cosa a fare qui. Brozzo da fuori prende il compagno di squadra. Benissimo. Ci riprova Brozzo. Traversa e gol. Sì, gol. Decisamente gol, penso. Comunque, dai, 5-1. Ce la fa anche il Brozzo. Ce la fa anche il Brozzo. Bravo Brozzo. Bravo Brozzo. Ora vediamo il replay. A goal line technology la fai qua, non lo fai manca a terra. Vabbè, sei un cretino. Bene. E ora qua avanti la palla entra ancora di più. Cioè, perché lo fai? Vabbè. Benissimo. Vabbè. Sembrano ormai avere la situazione sotto. FIFA è fatto bene. Speriamo nel 21. Nel FIFA 21. A quanto pare. Da quello che si vince l'ultima novità, sembra promettere bene FIFA 21. E per quanto riguarda novità, carriere, cose varie, spero che il gameplay e tante cose siano minimo curate, minimo in più curate rispetto allo scempio che abbiamo visto quest'anno. Speriamo bene. Pallone in vita. Attenzione. Grandi azioni di Pavon, poi decidono di abbatterlo a fucilate, ma per l'arbitro è tutto regolare. Guerrea colpisce il compagno di squadra. Grazie portiere, grazie, grazie tante portiere che ci ha regalato questo calcio d'angolo. E finisce qua. 5-1, ce la portiamo a casa anche questa. Credo che allunghiamo un po', sicuramente allunghiamo di 2 punti su Cluci. Forse allunghiamo anche dalla Steaua. Mentre il Vitorul è ancora lì, a 5 punti di distanza. Sembra non voglia cedere. Vabbè, tanto comunque prima o poi cederà. Lo sappiamo benissimo. Allora, non sarà facile, ma tornerà. Tornerà, tranquillo, tranquilli che torna. C'è un motivo se siamo imbattuti? Assolutamente sì. Pavone straordinario. Pavone straordinario, veramente straordinario. Io direi, facciamo gli allenamenti. Quali sono quelli che... Ok, come ne... Vabbè, tanto, vabbè. Io continuo a allenare sempre Galeano, però tanto... Vabbè che ormai... All'ultima stagione questi allenamenti così lasciano il tempo che trovano. Arriviamo alla partita contro il Cluj, che diciamo scontro diretto. Tanto al infortunio, allenamento no, chi è stavolta? Allora, questi sono quelli benedetti se infortunati. 3 settimane di stop, meno male che è arrivato adesso, meno male. Adesso sono arrivate che bene o male dicembre non ce lo facciamo tutto, vabbè, cioè poco male. Allora, non abbiamo notizie del Vitorul, però siamo Cluj mi sa che aveva vinto, non abbiamo allungato di niente, siamo sempre a
5 al Vitor Hull, 12 dal Pugi e 15 dalla Steaua. I primi tre a classifica cannonieri sono dei calciatori nostri. Direi che stiamo andando abbastanza bene. No, non voglio uscire adesso. Ora direi, controlliamo. Prossima puntata avremo Cluj e Craiova. Direi Cluj, mi ci porto i titolari. Col Craiova non so, riserve, perché comunque con questa mettiamo, cioè si simula terze linee e simulazione, cioè perché comunque se non c'è motivo di fare diversamente, ecco. Siamo già primi nel girone, quindi diciamo di questa partita ce ne interessa poco, e quindi avremo prossima puntata Cluj e Craiova, poi o nella prossima puntata o in quella dopo ancora simulazione della Juventus, e poi Astra Giurgiu e Poliasi. Direi bene, quindi alla fine questa è quella di domenica, quella di martedì sarà così, sarà Cluj e Craiova. Giovedì quella che giocheremo saranno Astra Giurgiu e Poliasi. In mezzo ci sarà simulazione di quella con qual Piemonte Calcio, che è la Juventus. E poi signori, domenica è campionato, anche se è campionato, scusate, domenica è calciomercato, ecco. Anche se purtroppo io vi chiedo eventuali qualsiasi suggerimenti tutti fin da adesso, se proprio magari se volete dare qualche suggerimento, il calciomercato farlo adesso, perché purtroppo io dal 26 al 30 dal 24, ecco, al 24 al 30 non sarò in casa, quindi queste come tante altre cose dovrò registrarle prima, e quindi anche il calciomercato con la puntata gioco forza a registrarle prima. Quindi volete darmi qualche consiglio per calciomercato? Già partite adesso, come in tutte le scorse puntate, qualsiasi consiglio, comunque il giocatore intanto va nel lab mercato, poi comunque si vede. Quello sarà comunque l'ultimo calciomercato di questa serie, molto probabilmente. L'ultimo calciomercato di questa serie, calciomercato che comunque non presenta, come posso dire, grandi necessità, perché alla fine comunque la squadra è abbastanza completa in tutto e per tutto, non abbiamo particolare bisogno di chissà quali giocatori. Sì, ora si è infortunato Benedetti in 3 settimane, a parte che una buona parte andrà via in influente per le vacanze di Natale, ma poi comunque c'è centrocampisti ne ho mai finire di validi, quindi diciamo che incide molto relativamente, quindi si può stare abbastanza tranquilli. Tacco, penso non ci sia bisogno di dire nulla, ecco, mettiamola così, non ci sono grandi necessità di acquistare qualcuno. Onestamente non ci sono grandi necessità, cioè, spero più di vendere, onestamente, più che comprare spero di vendere Galeano, che non ci serve a niente, però è così. Comunque signori, io direi che possiamo salutarci qui per oggi e darci appuntamento alla prossima puntata di questa serie su FIFA 20 con i nostri accademici Yoga Accademico, hashtag lo voglio in trend topic, lo voglio trending worldwide, hashtag yoga accademico. Sto diventando dislessico, vabbè, saluto tutti quanti voi e alla prossima.